Noi siamo qui oggi con Carmen Villalba, cantante messinese che parteciperà all'evento organizzato al Teatro Vittorio Emanuele in beneficenza degli sfollati di Giampilieri. Carmen, ci vuoi parlare di questo evento? Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Sì, allora, come hai detto tu, l'evento si terrà giorno 8 qui al Teatro Vittorio Emanuele, un evento dedicato agli sfollati, gli alluvionati appunto di Giampilieri. Si ritroveranno diversi artisti, non solo messinesi ma anche a livello nazionale, come Franco Fasano, Lisa e tanti altri. E saremo qui proprio per cercare di raccogliere dei fondi per queste persone che in questo momento hanno un grande bisogno di aiuto e soprattutto hanno bisogno di tutti noi, soprattutto i messinesi. Il tuo ultimo successo, Maria, parla degli odori, dei profumi della terra sicula. Ci vuoi dire il tuo rapporto proprio che c'è con la Sicilia e con la Spagna pure, perché sappiamo che i tuoi nonni erano spagnoli. Bravissimo, sei informatissimo, complimenti. Ebbene, i miei nonni erano spagnoli e quindi io ho origini spagnole. La Spagna per me è una terra caliente che amo tantissimo e che spero di tornare a trovare presto. Il rapporto con la Sicilia è un rapporto bellissimo, io infatti qui ho strutturato tutta la mia carriera di artista, sono sempre stata qui presente, sempre nella mia regione, ho fatto tanti spettacoli e spero di poter essere presente anche in altre situazioni, altre manifestazioni. Maria fa parte di un progetto che riguarda soprattutto le donne, un progetto per le donne e con le donne. Quali sono gli obiettivi proprio di tale progetto? Allora, in realtà appunto Maria, come hai detto tu, è una cover che è nata nel 97 in un progetto dedicato alle donne, scritto da un francese che appunto aveva questa idea di poter valorizzare la figura femminile e in particolar modo la figura della donna del sud. Beh, io ho voluto, o meglio, più che io, in realtà il mio discografico Pippo Landro ha voluto anche proporla a me, dire, visto che tu sei una donna del sud, che ne pensi di realizzarla? Quando ho iniziato ad ascoltare questo brano mi ha preso in una maniera particolare perché appunto tratta di noi donne, ma in particolare di noi donne del sud e io sono una donna del sud. E quindi ho voluto appunto interpretarlo e quello che desidero esprimere attraverso questo brano è appunto la voglia di trovare la chiave per aprire i cuori anche di quelle persone che magari a volte restano insensibili a degli avvenimenti che accadono, un po' come quello che è accaduto a noi qua in Sicilia. Tu sei diventata molto nota anche grazie ai social network, ho visto che sei iscritta su Facebook, hai moltissimi amici, hai un blog, hai anche dei fans club in tutta Italia. Riesci ad avere, a trattenere i rapporti con tutti i tuoi fan? Ci provo, sì, devo dire che sì, cerco di essere sempre presente con tutti perché amo rispondere a tutti i loro messaggi, a volte anche in ritardo, però rispondo sempre a tutti, a volte capita 2 o 3 giorni dopo, però mi piace essere presente, mi piace condividere con loro i momenti più belli della mia carriera e perché no anche della mia vita, infatti alcuni di loro poi sono diventati parte dei miei affetti, diciamo della mia famiglia realmente, ecco così parlando, ecco nel vero senso della parola. Ritornando proprio al progetto discografico, ne approfitto anche per dirti, cosa che mi sono dimenticata, che appunto Amaria è l'unico brano italiano, mentre gli altri tre, perché appunto è un EP composto da 4 brani, sono interamente spagnoli proprio per richiamare le mie origini. E l'intero EP si può scaricare sia su iTunes che negli store digitali, mi faccio un po' di pubblicità, eh. Ora, abbiamo parlato dei tuoi progetti presenti, vuoi parlare un po' del tuo passato e soprattutto che cosa vuoi fare da grande? Ho saputo anche che a settembre c'è stato un raduno nazionale dei tuoi fan, non so, ci vuoi raccontare questa esperienza? Ragazzo è preparato, devo dire, informatissimo, bravo. Allora, ho iniziato da piccolissima, in realtà ho sempre avuto la passione del canto proprio già, si può dire, da quando io, insomma, sono venuta al mondo, ecco, quella era proprio la mia idea, la mia passione. Figurati che al mio primo compito in classe, cosa vuoi fare da grande, io scrissi, voglio fare la cantante. Tutti mi presero un po' in giro, però devo dire che finalmente si è realizzato il mio sogno, il mio desiderio. E ho iniziato appunto giovanissima, all'età di 12 anni, a esibirmi per la prima volta in pubblico. Non ti dico il tremore delle gambe e l'emozione che ho provato perché ero timidissima, una cosa incredibile, però fortunatamente poi tutto è andato bene, insomma, e da lì poi ho iniziato la mia carriera come cantante. Crescendo poi ho iniziato a fare anche la presentatrice di spettacoli di moda e di musica, poi ho fatto anche la speaker. Mi diverto tuttora, mi diletto a farlo. E sì, poi praticamente è nato un paio di anni fa il mio fans club ufficiale, per questo ringrazio sempre una ragazza che ha dato il via a tutto questo meccanismo che è Grazia. E pian piano si sono poi formati vari fans club un po' in giro per l'Italia. Il raduno è stato a Roma l'anno scorso, grazie a una mente
io lo dico pazzoide come la mia, perché è veramente un ragazzo straordinario che ha tanta fantasia, tante idee, che ha deciso di raggruppare tutti i fan in un'unica serata, organizzando veramente questo evento straordinario dove alla base ci doveva essere l'amicizia e la voglia di sorridere. E così è stato, devo dire, ci siamo divertiti, ci siamo scatenati ed è stata veramente una serata straordinaria perché ha ritrovato tutti i fan insieme. E quello cosa volevi fare da grande? La cantante, non ho dubbi. Amici del cittadino, ringraziamo Carmen per il tempo che ci ha dedicato, le abbiamo fatto perdere una domenica mattina insieme a noi. Le auguriamo un grosso in bocca al lupo e buona fortuna per il suo futuro da cantante. Io ringrazio Marco, ringrazio il cittadino, ringrazio tutti voi, non ho perso una domenica, anzi per me è stata un'esperienza piacevolissima, ci siamo divertiti, abbiamo sorriso insieme. Scusa però, io di solito sai che faccio a chi mi intervista o radiofonicamente parlando o altro? Lo faccio ballare con me, quindi ora tu devi concludere così, mi dispiace. Scusa, due passi precisi, andiamo, questo lo possiamo. Quanti fiori sono